Allora ragazzi, ogni anno il Napoli quando deve giocare, ma ragazzi secondo me è una maledizione, non lo so chi ce l'ha buttato. Ogni anno che si gioca Napoli-Juve saranno un paio d'anni che succede sempre qualche casino. Una volta era l'ASL per il fatto del Covid che c'era Zielinski, c'era quell'altro. E una volta succede quello, una volta quello succede sempre un casino, o viene rimandato, o ci sono problemi, sempre, non lo so, una maledizione. Detto questo, si è infortunato anche Ospina nella partita contro, ovviamente, in nazionale, a differenza che Meret già era andato infortunato in nazionale, che se lo scontro col Genoa gli ha procurato questo infortunio. Dicono forse un mese fuori Meret, speriamo, perché si parlava di 2 o 3 mesi, forse uno, se ci va bene, speriamo il buon Gesù. E quindi di conseguenza anche Ospina si è fatto male, e dicono una botta con la colomba e tutto quanto, e zoppicava un po'. Quindi, allora io non voglio veramente, ripeto, io ho promesso che no, dirò qualche parolaccia soltanto ogni tanto, perché sennò poi mi rimproverano che bestemmio, e quello non dico più nulla, dico solo qualche parolaccia ogni tanto. E che dire ragazzi, il Napoli ogni anno il Napoli è fortunatissimo, una marea di infortunati, io non lo so. Io mi ricordo che ai tempi di Sarri, più o meno ai tempi di Sarri avevamo un infortunato ogni 7 mesi. Io non capisco come mai sono 2 o 3 anni, anzi forse pure di più, 3 anni. 3 anni qualcosa, che il Napoli ha una marea di infortunati. Io capisco la sfortuna, ci può stare. Io non voglio dire che il Napoli abbia qualche problema a livello di dottori, di medici, perché ragazzi è impossibile, troppa sfortuna. Abbiamo parecchi occhi addosso, perché il Napoli fa parecchi occhi addosso ogni anno, e abbiamo veramente ciucciuetto, le pesti, come si dice a Napoli, gente che ci mette gli occhi addosso a Napoli, ce ne sono parecchie. Però ragazzi, mi sembra strano che solo sfortuna in questi 3 anni, troppi infortuni. Ma quest'anno mi sembra che abbiamo cambiato anche lo staff tecnico-medico, diciamo quello là, per gli infortuni. Quindi pensavo, e invece niente. Sì, siamo sfortunati, come prima cosa siamo sfortunati. Però ripeto ragazzi, la cosa che più mi preme è almeno Spina. E Meret, vabbè, è andata. Se davvero, che poi oltre all'infortunio di Ospina, dobbiamo sempre vedere se arriva in tempo, perché giocando di notte, lui è Cuadrado, forse potrebbero prendere anche lo stesso aereo, potrebbero prendere un aereo privato per venire prima, perché Cuadrado anche con la Juve deve giocare. Se immaginate che bella scena, sono amici perché secondo me è una colomba e tutto quanto, però se che bella scena, lo stesso aereo, Cuadrado e Ospina, io vorrei dire Ospina, dagli qualche, non lo so, farlo qualche lassativo, qualcosa, così non gioca con Napoli, perché Cuadrado è uno dei pochi giocatori che mi piace tanto. E mi è sempre piaciuto tantissimo Cuadrado nella Juve, ho soprattutto che secondo me è molto forte, nonostante i tuffi a mare che spesso fa, che spesso Cuadrado si butta a terra perché i carpiati non lo tocchi nemmeno, ne manco trocca i voli di cuore e tutto quanto. Però per quanto abbia questa caratteristica sua ormai del luogo, perché è della Juve questa caratteristica tra lui, Chiesa e tutto quanto, e è forte, corre tantissimo su quella fascia, e ho sempre detto contro di noi Cuadrado ha sempre giocato contro di noi, e pochissime volte non ha giocato contro, e ogni volta ci fa male su quella fascia, che noi siamo carenti con Mario Rui, e quindi io ho detto perché, che ne so, su quell'aereo privato Ospina è il patron, non fai qualcosa, grazie, ammazzate. Detto questo, quindi tutti e due dovevano vedere l'aereo privato. E se invece non riesco, non è Cuadrado ovviamente per la Juve e per il Napoli, Ospina non riuscisse a venire in tempo, nonostante l'infortunio, può darsi che non è grave e quindi può giocare, non si sa se viene a tempo. E quindi è arrivato il momento di Marfella. Non lo conosco ragazzi, ho visto alcune foto sue con la maglia del Napoli, che allenamento e cosa, non lo conosco. Dicono che gioca nel Bari di De Laurentiis, ha fatto pochissime presenze ed è molto giovane. Siamo nelle mani di Marfella, che dice la man di buona. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Ragazzi, senza sì e senza ma. Perché già con Ospina e Meret, spesso e volentieri perdiamo con la Juve, figuriamoci. E vedrete che il Napoli, perché se ci facete caso, se voi vedrete che il Napoli farà resuscitare i morti. Quindi di conseguenza, vedete che il Napoli farà resuscitare i morti, e di conseguenza vedrete che il Napoli, la Juve sta a pezzi. Ma vi farò vedere, il Napoli farà diventare la Juve il Real Madrid. Vedrete che il Napoli farà diventare la Juve il Real Madrid. All'improvviso la Juve non sta in buone condizioni, il Napoli lo fa diventare Real.
vedrete che diventerà, non lo so, il Real Madrid, il Barcellona, PSG, perché Napoli farà succedere i promossi, vedrete. E con so, chi non ha fatto ancora 3 punti la Juve, indovinate contro chi li farà? Contro noi, perché faremo resuscitare pure i morti. Quindi vedrete che Napoli fa fare i primi 3 punti alla Juve. Sono sicurissima perché il Napoli è bravissimo a fare gli esordi alla gente, a fare i primi punti. Il Napoli risuscita i morti, quindi vedrete, perché loro stanno messo male, ma noi siamo peggio di loro, siamo proprio in generale. Quindi il Napoli è strano, ogni anno non c'è né la mentalità vincente né la rosa lunga. Secondo me la Juve sta uccisa, ma noi di più. C'è anche il pubblico, quindi quest'anno c'è il pubblico, speriamo di non fare figure merda in casa. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Marfella, siamo le sue mani. E o è un esordio da incubo e quindi un debutto da incubo, o sarà memorabile per lui e per il Napoli tifosi e per la squadra. Ma dubito, io vedere fiducia, ma come dubbi, speriamo bene ragazzi, forza Napoli sempre. Dobbiamo andare a Lourdes, un pullman solo Lourdes, solo andata, e non dobbiamo più tornare perché ogni anno veramente infortuni. Inc, Demme, Mertens, vi elenco: Demme, Mertens, Ospina, Meret, Zielinski, Gullam, abbiamo ormai Gullam, e siamo solo alla terza giornata, quando 2 giornate abbiamo fatto. Mamma mia, sfortuna, però anche secondo me anche a livello di giocatori subito si fanno male, una volta non era così, subito si fanno male. Secondo me Meret è anche un po' gracilino, secondo me Meret un po' di massa muscolare dovrebbe mettere, troppo magrolino, quindi tende a farsi male le ossa, ma l'ha sempre avuto anche quando c'era la spalla, non la spalla, ma che era un po' gracilino, quindi secondo me dovrebbe fare che dovrebbe mettere un po' di massa muscolare. Meret un po' più pasticcio, il portiere ha bisogno quindi questo, secondo me. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.